DEFCON 1. Bella a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo tornati in un nuovo video aggiornamento. Mi raccomando, prima di iniziare condividete questo video ovunque. Intanto vi sarà comparsa l'immagine di Facebook, del profilo della Forge Studios, dove danno molte informazioni interessanti. Per dirvi un esempio, mi ricordo una volta che è uscito un aggiornamento è uscito un martedì, non lo sapeva nessuno. Questi qui della Forge Studios hanno già annunciato il giorno dell'update, che poi l'avevo fatto anche io in un video. Allora, che cosa ci stanno dicendo? Intanto vi scorreranno delle immagini di queste due versioni che hanno parlato, come potranno essere. Hanno detto meno di 20 giorni prima che il prossimo aggiornamento di Minecraft venga annunciato. Quindi ragazzi, tra 20 giorni noi sapremo qual è il prossimo aggiornamento di Minecraft. Qualche idea su cosa sarà? Alcune voci suggeriscono che sarà un aggiornamento delle cave, ovvero delle miniere, cosa che state vedendo al momento, o un altro grande aggiornamento di bioma. Tutto quello che so è che il prossimo bioma che voglio vedere cambiare è il deserto. Hanno detto solamente questo, ma già ci hanno aperto un mondo. Aggiornamento delle miniere, se ne sta parlando da tantissimo tempo ragazzi. Vedete ad esempio ora le miniere con alcune mod, e sappiamo tutti benissimo come sono le miniere normalmente, dove vai ad aggiungere i dungeon, vai ad aggiungere le scalattiti, vai ad aggiungere cose diverse, ad esempio minerali nuovi, anche se a quanto abbiamo capito in teoria non ce n'è. Sempre se mettono però questi minerali nuovi, sono dei grandi, io lo spero tantissimo. Mettono nuove armi, nuove set d'armature, nuovi minerali, cioè proprio una serie di cose. Ragazzi, voi immaginate che nelle miniere ci sono delle miniere apposite per bioma. Ad esempio nel bioma della bede c'è un tipo di miniera, nel bioma del deserto c'è un altro tipo di miniera. E sì, ok, potrei dire già c'è qualcosa di simile, ad esempio nel mesa c'è là l'effetto mesa, però dopo 10 blocchi di profondità che avete scavato è una miniera normalissima di Minecraft, tranne nel mesa che trovi più oro. Per il resto siamo sempre là come dungeon, sì ok c'è già la mineshaft, ma immaginate dei dungeon del genere con dei boss. Oppure trovare solamente dei mob per ogni anno in caverna. Immaginate questo ragazzi, per adesso noi abbiamo dei mob che stanno sia in caverna che sopra. Però vedere una cosa del genere sarebbe spettacolare. Ora qui vi stanno scorrendo alcune immagini, ad esempio lì possiamo vedere delle particelle nuove, le scalattiti, che comunque le scalattiti saranno aggiunte sicuro al 101%. E devo dire ragazzi che io personalmente sono al momento favorevole al cave update in confronto al biomes update, per il semplice fatto che le miniere ragazzi non sono mai state aggiornate su Minecraft, sono le stesse dall'inizio a ora, non hanno mai subito un aggiornamento. Ora ragazzi andiamo a parlare di questo biomes update. Allora, loro hanno annunciato il bioma del deserto in quanto potrebbe ricevere una modifica, perché sappiamo benissimo che a parte le piramidi del deserto, il deserto è un bioma spoglio. Ma immaginiamo che aggiungono oltre a quello altri nuovi biomi, perché in realtà non credo che fanno un aggiornamento, un'intera versione di Minecraft solamente aggiornando un solo bioma. Secondo me, se fanno un biomes update, li aggiorneranno i biomi. E questi qui sono alcuni biomi che potrebbero essere aggiunti a Minecraft, potrebbero farne una in due, perché ad esempio è molto richiesto il bioma del vulcano. Quindi immaginate, aggiungono semplicemente un bioma vulcanico, oltre ovviamente ad aggiornare il deserto. Io mi accontenterei a vedere già un vulcano, un bioma del genere già per me è fantastico. Soprattutto io che voglio i vulcani dappertutto,
Sarebbe bellissimo. Ci vado a fare una casa precisa là sopra il vulcano. E anche quello è molto richiesto dalla community. Infatti, come ben sappiamo, ormai Minecraft sta cercando di portare le cose che sono richieste dalla community. Ragazzi, direi che per questo video aggiornamento è tutto. Sappiamo davvero cose molto molto importanti e speriamo vengano confermate tra 20 giorni. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, ragazzi. Dai, Flex, è tutto. Bella.